Paolo, siamo al primo giorno di campionato italiano Orca International e c'è una sfida tra scafi gemelli, siete lì, un punto di differenza. Sì, ma ci sono anche altre barche che sono perfettamente in lizza, pochi punti, classifica corta e performance sull'acqua molto molto simili, quindi credo che oggi si siano viste 4-5 barche che sono realmente in grado di competere per il titolo. Ti ho appena chiesto come hai trovato Trieste e mi hai detto non sembrava Trieste. Beh, sicuramente hanno scelto, credo opportunamente, un campo un po' diverso dal solito, un pochino più a sud, e almeno nella giornata di oggi è risultata una scelta molto corretta. Abbiamo regatato con il vento che c'era nelle previsioni, cioè più o meno fra 12 e 15, qualche calo a 10, però sicuramente già rientrando a fine giornata in giù si vedeva chiaramente che c'era meno vento, quindi bisogna dare atto al comitato di aver fatto la scelta giusta. Una considerazione su questo campionato italiano: è appena iniziato, comunque c'è una buona risposta da parte degli armatori, ci sono 50 barche in acqua. Già il campionato mondiale che abbiamo fatto qualche settimana fa aveva fatto vedere numeri fuori dalla norma. Campionato italiano a Trieste è garanzia di fare numeri interessanti, però sicuramente, vista la crisi generale, vedere tante barche a un campionato italiano è un segnale di grandissima salute e del fatto che comunque armatori e equipaggi si divertono, quindi direi che la formula funziona molto bene. Stamattina ti ho chiesto, ci vediamo a Cascais in Portogallo, mi hai detto di sì, ma che lingua si parla in Greencom? Non ho idea, sarà tutto da scoprire. Ovviamente per me è un'opportunità interessantissima di andare a vedere degli oggetti completamente diversi dal solito e sono molto curioso di vedere come funzionano. Qual è esattamente il tuo ruolo all'interno del team? Altra domanda difficilissima. Credo, per questioni fisiche, che non sarò io a bordo a fare ruoli di forza, quindi potrebbe essere la regolazione dell'ala, della quale ovviamente, trattandosi di un'ala rigida, non ho idea, fatto salvo che comunque immagino che funzioni pressoché come una vela, quindi bisognerà imparare in pochissimo tempo a tirare fuori il massimo. Grazie mille. Ciao.